Volevamo ascoltare alcune testimonianze di evangelizzazione nelle strade? Ok, sì. Grazie Gesù. Una è di questa settimana, quando siamo andate fuori con i ragazzi, e l'altra è di due o tre settimane prima, che non ho fatto in tempo a tradurre, però l'ho tradotto ieri. Allora, una è fresca, e l'altra di alcune settimane prima. Un po' di tempo fa. Cominciamo con Christian e Bastian. Chi sono? Questi sono due ragazzi dolcissimi che loro abbiamo incontrati una, due o tre settimane fa, quando siamo andati a evangelizzare. Però la testimonianza dirà tutto. Ah, ok, andiamo, ascoltiamo la storia. L'avete incontrati dove? Nelle strade? Nelle strade, sì, sempre nelle strade. Christian e Bastian, vediamo com'è andato. Buenas tardes, che Dios les bendiga. Buongiorno, che Dio vi benedica. Io sono Dora e sono qui con Christian e Bastian. Yendo, hablando con los demás del Señor. Noi oggi siamo andati a evangelizzare parlando con la gente di Gesù e oggi è successo qualcosa speciale perché abbiamo incontrato questi ragazzi, Christian e Bastian. Una quindicina di minuti fa ci siamo fermati per parlare con loro e loro due sono due ragazzi speciali che quali hanno ottenuto diverse esperienze. Alla fine abbiamo anche pregato insieme a loro per ricevere Gesù e adesso dopo la preghiera e dopo la conversazione che abbiamo avuto insieme volevo sentire un po' le loro impressioni. Christian. Un'esperienza abbastanza gratificante che fortaleceva molto mi fede. È stata un'esperienza abbastanza gratificante che ha rafforzato la mia credenza in Gesù. Io sono stato in depressione molto grave. I medici mi hanno detto che sono schizofrenico. Però è stato un diagnostico errato. Solitario e sono stato solo in questa esperienza. Nessuno mi ha appoggiato e ho tentato il suicidio. Però in questi momenti Gesù è stato con me e il suo amore. Ora come ti senti? Abbiamo pregato insieme. Sì, abbiamo pregato insieme e adesso io sento pace dentro del mio cuore e io lo so che Gesù si prenderà cura di me. E quando questa vita si terminerà, dove andrai? Al cielo, al paradiso. Me voy con Jesús. Al paradiso. Me voy con Jesús de la mano. Al cielo, al paradiso. Io andrò con Gesù mano a mano in cielo. Le passe tutti i giorni. Queste cose non sono cose che succedono ogni giorno. Sono cose molto rare. Mi sono sentito durante la preghiera pieno e tranquillo. E un giorno andrò in paradiso con Gesù Cristo. E tu, Bastian? Io non sono molto buono per espressarmi, però mi sentì come in pace, felice. Mi viene incluso come ganas di llorare. Non saprei spiegare eso. Io non sono molto buono in esprimermi. Ho sentito pace, felice. Mi sono sentita felice e mi veniva da piangere. Non posso esplicare. Io credo, solamente a me mi mancava di capire come fare. Come fare di andare in paradiso. E parlare oggi con voi, adesso capisco, e io lo so che andrò nel cielo con Gesù. Vi auguriamo ogni bene e speriamo che voi potete condividere questo messaggio con altre persone che veramente hanno bisogno per capire queste cose. Continuate. Dio vi benedica. È stato molto speciale incontrarvi. Sì, e staranno nei nostri cuori, sarete nei nostri cuori e nelle nostre preghiere. Ciao. Ciao. Gloria a Dio, grazie Gesù. Sono stati due ragazzi veramente speciali, li abbiamo fermati sulla strada e abbiamo condiviso con loro la via della salvezza, come ricevere Gesù nei loro cuori, no? Loro non sapevano, anche se credevano in Gesù, però non sapevano come arrivare in paradiso, di quando moriranno, avere la vita eterna. Loro abbiamo mostrato loro le scritture, abbiamo pregato con loro per ricevere Gesù nei loro cuori e dopo ho registrato queste impressioni loro e come avete sentito hanno detto, lo so che andrò nel cielo, nel paradiso, mano in mano con Gesù.
Hanno capito. Sì, infatti Bastian ha detto che io sempre ho amato Gesù e ho creduto in Gesù, però non sapevo come arrivare nel cielo. Però parlando con voi adesso ho capito. Grazie Gesù. Parlando con Gesù è ammessato le scritture. Guarda, due o tre scritture basta. Cioè, parlando con noi non basta. No, l'abbiamo mostrato. Se non gli fai vedere le scritture... Sì, sì, sì. Questa è la differenza tra un uomo evangelizza con la sua zucca, con la sua testa, e uno evangelizza con le scritture. Sì. Quando vai via, mica si ricorda la tua faccia necessariamente, il tuo tono di voce, sono le scritture, specialmente se se le scrivono. Infatti, Bastian, uno dei ragazzi, alla fine, prima di andare via, mi ha detto: mi puoi scrivere per favore tutte le scritture che mi hai mostrato? E grazie, questo non Gesù. È che sono tanti che ti chiedono, è stato veramente bellissimo. Amen, grazie Gesù. C'è un altro messaggio che avete registrato sempre nelle strade, la storia di Gabriel. E sì. Lui chi è? Lui non è Gabriel, figlio di Giuseppe, è un altro Gabriel che abbiamo incontrato insieme a Gabriel. Sono andato io, Gabriele e Andrea. Siamo stati una squadra noi tre questa settimana. E l'abbiamo fermato, lui andava in bicicletta, l'abbiamo fermato e abbiamo cominciato a parlare di Gesù con lui. Infatti è stato Gabriel che ha attaccato il bottone. Gabriel, figlio di Giuseppe, sì, ha attaccato il bottone. Sì, ha cominciato per evangelizzare Gabriel la pecora. Sì, ah. Esattamente. Ok, ascoltiamo anche questa registrazione. Mira, nosotros... Ciao, noi vogliamo parlare con te, se ci permetti. Per la prima cosa che voglio dirti è che non siamo qui per parlare di una religione o che devi cambiare religione. Sì, crediamo. Noi siamo credenti in Gesù, crediamo in Dio. E tu credi? E igual, en ese sentido también, no tengo como una identidad. Sì, credo, però anch'io non appartengo a nessuna religione. Credo che hai qualcuno superiore, però non ho una religione specifica. Io non penso che Dio tiene una figura concreta come la religione dice che è. Allora tu non hai una visione specifica di qualcuno. È una cosa generale, è una potenza superiore, però non sai specificatamente chi è. Però non sai come ponere una etichetta. Sì. Io, per esempio, in sì tengo un'orientazione massima. Io sono cresciuto cattolico per mia famiglia, però personalmente non credo in qualcuno specifico. Poche persone oggi vanno a dormire con Dio e si svegliano con Dio. Io penso che oggi tante volte la persona solamente gridano a Dio quando hanno bisogno. Dio, Dio, cosa faccio adesso? C'ho questo problema. Però non hanno una relazione con Dio, una relazione permanente. Dio ha cambiato la nostra vita, 100%, Gabriel. Tu vuoi provare Dio? Vuoi provare Gesù? Vuoi dedicare la tua vita e provare Gesù? Perché Gesù esiste. Vuoi fare una prova e cambiare la vita e vivere con Dio ogni giorno? E vedere se Lui cambia la tua vita? Voglio dirti qualcosa, Gabriel. Tutti siamo la creazione di Dio. Però hai un momento nella vita di tutti quando dobbiamo prendere una decisione e dire: Dio, non voglio essere solamente la tua creatura, però voglio essere tuo figlio. E quando questa vita se va a terminare, voglio andare con te, il mio Padre Celeste. Molte religioni ti dicono che per fare questo passo devi fare le catechesi così e le catechesi così, devi fare tante cose, cambiare tante cose, ti dicono le religioni. Però nella Bibbia Gesù hizo la cosa molto sencilla. Nella Bibbia Gesù ha fatto le cose molto semplici. Gesù dice che io tocco alla porta del tuo cuore. Se tu apri il tuo cuore a me, io entrerò da te e ti darò la vita eterna. Quando il tuo corpo muore, la tua anima andrà al cielo. Possiamo leggere queste cose nella Bibbia? Vuoi leggere tu? Leggiamo Giovanni 1:12.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio... Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Allora, quelli che l'hanno ricevuto a Gesù, ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Giovanni 10, 27 e 28. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono e io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dal mio mano. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le do cosa? La vita eterna. Io do alle mie pecore la vita eterna e non periranno mai. E uno può dire: va bene, io voglio ricevere Gesù nel mio cuore e voglio diventare figlio di Dio, però come, cosa devo fare? Per... Non le religioni, sino la Bibbia. Guarda che dice la Bibbia. Romani 10, 9, 10 e 13. 9. Che si confesserás en tu boca que Jesús es el Señor. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha resuscitato dai morti, sarai salvato. E 13 también. Porque todo aquel que invocare il nome del Signore. 13. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Allora, che devi fare? Invocare il nome del Signore, tu sarai salvo, salvato. E creer? Però devi confessare con la bocca e credere con il cuore. Devi invocare il suo nome e sarai salvato. Non hai bisogno di 6 mesi di catechesi, di cambiare religione, niente. Solamente confessare, credere e invocare il nome del Signore. Confesso i miei peccati, ho bisogno di te, entra nel mio cuore e dammi la tua vita eterna. Salva me, Gesù. È l'unica cosa che devi fare. Gesù dice: voglio entrare nel tuo cuore e voglio darti il mio amore. Voglio darti la mia vita eterna, il mio Spirito Santo. Così quando il tuo corpo muore, la tua anima può andare con Gesù nel cielo. Vuoi fare questo, Gabriele? Adesso? Sì, adesso. È una preghiera di un minuto. Sincera. Sì, ovvio, hagámoslo. Però sincero, sì? Sì, sincero. Sì, ovviamente. Facciamola. Querido Jesús, io apro il mio cuore a ti. Te pido de entrar en mi corazón. Darme tu paz. Y darme tu paz. Tu amor. Tu vida eterna. Caro Gesù, apro il mio cuore a te. Io quiero vivir. Ti chiedo di entrare nel mio cuore, Gesù. Dammi la tua pace. Il tuo amore. La tua vita eterna. Dammi il tuo Spirito Santo. Voglio vivere per te, Gesù, tutti i giorni. Voglio dedicare la mia vita a te. E Signor Gesù, voglio essere tuo figlio. E un giorno, quando il mio corpo morirà, voglio che tu salvi la mia anima. Riempimi, Gesù, con il tuo Spirito Santo. Amen. Muy bonito. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Cómo te sientes? No, muy bien. O sea, relajado, la verdad. Sí. Porque de hecho... Molto bello. Salì a andare molto in bello. Bicicletta perché... Grazie mille. Grazie mille. Come ti senti? Molto bene. Mi sento rilassato. Voglio dirvi che sono uscito per andare in bicicletta perché tengo molti problemi e volevo rilassarmi, volevo uscire dal mio ambito e rilassare la mia mente. E questo che ho fatto con voi, questa preghiera, mi ha aiutato tanto. Davvero, vi dico, che qualcuno sia preoccupato di prendersi tempo e compartire con me queste parole. È stata una bella esperienza. Grazie mille. Per favore, tu devi ringraziare Dio, al Signore. Sì, però anche a voi, perché voi l'avete fatto. E il Signore ti ama, Gabriel, e mai ti lascerà.
Sì, è vero, perché se uno rimane con lui, non è mai solo. Tu non sei solo, Gabriel. Posso darti un abbraccio? Ovviamente, sì. Grazie. Ciao. Gloria a Dio per la salvezza di Gabriel e gli altri che abbiamo evangelizzato. Grazie Gesù, è una gioia grande solo sapere che queste persone le incontreremo nel paradiso e potremo abbracciarli di nuovo. Grazie Signore. Ma preghiamo che anche qui li incontreremo di nuovo e che continueranno a crescere nella parola e nella fede. Amen.